Comincia un meraviglioso e delicato viaggio nel mondo della danza, alla scoperta di segreti, passioni, talenti e lezioni. Sono nella città eterna, presso Pompei Danza, e andiamo a incontrare insieme i maestri. Danza è una grande scuola di vita. Qual è l'approccio di Pompei Danza con i suoi allievi? Pompei Danza si rivolge ai giovani e attraverso una metodologia che è esasperatamente professionale cerca di incarnare all'interno delle persone questa passione, questa voglia di voler migliorare il proprio animo e il proprio corpo. Cosa insegna la danza oltre alla danza in sé? Beh, molto direi, perché innanzitutto il rispetto delle regole, che è fondamentale, particolarmente in quest'epoca dove i giovani ragazzi sono abituati a non avere regole, a non avere sistematicità. E successivamente a un controllo del proprio corpo, quindi a gestire il proprio corpo e portarlo e poterlo muovere all'interno dello spazio, e poi sicuramente a livello mentale, perché mentalmente fa tantissimo bene, in quanto quotidianamente è una scuola di vita, perché davanti a uno specchio ogni giorno noi abbiamo da risolvere dei problematiche grandi, gestire il nostro corpo, ma con l'impegno, con la continuità e con l'assiduità si ottengono grandi, grandi risultati. La danza dà spazio a tutte le forme artistiche ed espressive. E la nostra scuola segue il programma accademico e ovviamente questo programma accademico richiede tanto studio, un continuo ripetere gli esercizi, tanto rigore ed dedizione, quindi abbiamo dato la possibilità anche ai nostri ragazzi di contaminarsi con altre discipline, quali la danza contemporanea, l'hip hop, anche per liberare i loro sfoghi emozionali. Non per niente la danza non è che si fa solo con la tecnica, deve venire da dentro, deve venire dall'anima. Se non c'è la passione, non c'è danza. Qual è il consiglio che vuole dare a tutti i giovani che vogliono approcciarsi all'arte coreutica? Diciamo che la danza è molto difficile, perché ci vogliono delle attitudini molto precise.
però diciamo che come ginnastica, perché il proprio corpo abbia un atteggiamento più bello, più credo che sia molto importante farlo. Meravigliosa è la sua collaborazione con Pompei Danza. Pompei Danza, faccio questa collaborazione, questa consulenza, perché conosco il maestro Pino Di Biasio, che adesso lo chiamo così, ma una volta era un nostro allievo, perché io ho avuto una scuola di ballo 22 anni e lui ha studiato con noi, e quindi offro molto, con tanto cuore, la mia consulenza in questa scuola. Grandi collaborazioni con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma e con artisti di fama internazionale. Sì, veramente io sono stata una pianista dell'Accademia Nazionale di Danza e specialmente molti anni al corso di perfezionamento col maestro Zarco Prebil, e con lui ho condiviso tante cose, e tra cui la metodologia per 10 anni è stata molto importante anche nel mio bagaglio artistico, perché con lui ho imparato tante cose sia sulla musica che sulla danza. Ecco, l'importanza della musica abbinata proprio alla danza è importantissima, perché la danza vive nella musica, praticamente è il suo, la musica è il corpo della danza, la fa vivere. Oggi si fa anche senza danza qualsiasi cosa, anche il contemporaneo, però diciamo che la musica fa vivere la danza. Che cosa ha rappresentato per te l'hip hop e come riesci a trasferirlo agli altri? Diciamo che il mio percorso formativo all'inizio è apparso un po' travagliato, perché avevo paura, una volta imbattutami in questa diciamo nuova disciplina, e quindi ero un po' spaventata all'inizio, così come dovrebbe essere un po' in generale. Però dopodiché, grazie a una grandissima insegnante, sono riuscita a lasciarmi andare in questa disciplina meravigliosa, e mi ha trasmesso davvero molte emozioni, ed è quello che voglio cercare di far capire anche ai miei allievi, perché l'hip hop è una cultura anche di strada, dunque è una disciplina un po' diversa rispetto alle altre, rispetto alla danza classica, ma resta pur sempre un'arte, ed è quello che voglio cercare appunto di far capire attraverso, insomma, ai miei metodi un po' stravaganti, anche attraverso, non lo so, giochi, qualcosa che diciamo possa prendere particolarmente i bambini. E quindi io spero di riuscire a trasmettere quello che ha trasmesso la mia insegnante a me nel corso degli anni, arrivando fino a qui e diventando per l'appunto insegnante. Io mi sto divertendo ad assistere a queste lezioni di danza, e voi? Sì, Pompei Danza per me è un luogo speciale, perché qui ho imparato a superare la timidezza e ad essere me stessa. Qui mi sento bene e mi diverto, imparo ad essere, diciamo, più corretta con il corpo, perché prima ero un po' gobba. Qui mi sento molto felice e molto a mio agio. È bellissima Pompei Danza. Infatti Pompei Danza rappresenta proprio una famiglia. È bellissima questa scuola di ballo, proprio perché rendono il gruppo più unito e ti fanno essere felici. Ed esprimete anche un po' che cosa?
Allora, attraverso la danza la cosa bella è che tutti possono esprimersi in maniera alternativa, anche le persone più timide riescono ad esprimere il loro stato d'animo, le loro emozioni attraverso un mezzo che è diverso dalla parola. Vogliamo continuare a danzare? Sì! La nostra lezione termina qui e vi do appuntamento a Passo di Danza alla prossima puntata.